presidente del Consorzio di Tutela Vini di Sardegna. Buongiorno. Le sue considerazioni sull'importanza di un momento come l'Educational per la promozione del Vermentino della Sardegna. Il Consorzio, lo dice la parola, di tutela, vuol dire che deve tutelare, promuovere e stimolare al miglioramento le produzioni, soprattutto del Vermentino di Sardegna, che è uno dei nostri cavalli di battaglia. Devo ringraziare la Regione per questa bella manifestazione. Noi abbiamo cercato di dare il miglior contributo possibile, stiamo cercando ancora di farlo, anche pensando che tutti questi amici che sono venuti a trovarci e a conoscerci sono stati sottoposti a un bello stress, insomma, in pochi giorni, conoscere tutta la Sardegna. Stiamo facendo di tutto per farci perdonare. La giornalista che ha supportato l'agenzia Lahore nel individuare i giornalisti che hanno partecipato a questo Educational Tour sul Vermentino. Quali impressioni hai avuto di questi primi giorni di tour in Sardegna da parte degli stessi giornalisti? Dunque, un enorme entusiasmo, anche un enorme privilegio di essere qui e essere stati selezionati. Perché non è tutti i giorni che si riesce a venire in Sardegna. Certi sono già stati qua per vacanze, magari a livello individuale, ma forse quello che diciamo hanno apprezzato molto, oltre la qualità del vino che hanno trovato di stato molto elevato, la scoperta del territorio, di dove proviene il vino e anche diciamo la possibilità di essere stati ospitati qua da l'agenzia Lahore, dall'assessorato dell'agricoltura e di aver avuto questa possibilità che manca a livello internazionale, la possibilità di essere invitati qua dagli enti ufficiali. Secondo me sarebbe grandissimo se i consorzi di tutela e della Sardegna si mettessero insieme a fare un lavoro diciamo di impegno di massa critica per far venire qui la stampa internazionale, che è quello che ci vuole per promuovere i vini della Sardegna. Ok, grazie Michele. Grazie. Oggi sono qui con Isao Miyajima, che è venuto dal Giappone, che è grande conoscitore dei vini italiani, anziché il rappresentante del Gambero Rosso in Giappone. Isao, dopo questi 3-4 giorni abbastanza intensi, cosa ci puoi dire del vino della Sardegna? Sì, allora per chi fa questo mestiere di vino è sempre importante visitare i posti dove nascono vino, no? Quindi sentire aria, sentire il vento, sentire profumi. Quindi è Sardegna che relativamente è un po' più difficile da avvicinare, no? Quindi per me è stata ovviamente grandissima occasione, no? Non posso dire che è straconosciuto in Giappone la Sardegna, perciò insomma per noi è veramente un grande piacere presentare Sardegna per i giapponesi, ecco. Abbiamo fatto diciamo 3 workshop sul Vermentino. Sì. Cos'è la tua impressione del vino del Vermentino? Allora, soprattutto Vermentino, questa varietà tirrenica, no? Varie zone, c'ha questa capacità di esprimere molto bene il territorio. Quindi spesso si fa un discorso un po' grossolano di Vermentino, però ci sono Vermentino e Vermentino. Quindi capire queste varie espressioni di Vermentino di Garura, piuttosto di Arghera, piuttosto di Cagliari, di Surcis, e questa riflessione di territorio è molto interessante per me. Bene,
pensi che il mercato del Giappone apprezzerebbe il vermentino? Lo conoscono? C'è possibilità di incrementare la conoscenza? Sicuramente sì, no? Vermentino è già molto conosciuto con DOCG, eccetera, conosciuto, però non c'è ancora conoscenza approfondita di diverse espressioni di vermentino. Quindi ovviamente come geneticamente vermentino si adatta benissimo con la cucina giapponese, quindi proprio per la nostra cucina va bene. Adesso tocca a noi divulgare e educare i consumatori per capire un po' come usare questo vermentino piuttosto che quello altro, ecco. Bene, grazie. Grazie mille, ciao. Grazie mille per questa preziosa occasione. Alberto Ugolini della Cantina Mesa, oggi avete avuto la possibilità di incontrare i giornalisti di Stampa Estera come tappa cagliaritana dell'Educational Tour Vermentino. Quali impressioni dai contatti con questi giornalisti? Ma intanto impressioni ottime, perché il confronto con persone specializzate nel mondo del vino, che comunicano nel mondo del vino, è sempre un momento di grande crescita. Per loro immagino, per il racconto dei nostri vini, ma anche per noi che siamo dalla parte di qua, perché il confronto consente di capire effettivamente cosa vuole il mercato o cosa vuole chi comunica al mercato. Quindi anche le stesse loro domande sono un motivo di riflessione, di approfondimento di quello che stiamo facendo, ed è importante. Ho avuto un'ottima impressione di persone innanzitutto gentilissime, ed è la prima cosa, che non è così scontato, soprattutto gente anche importante nel mondo della stampa, quindi persone attentissime, domande appropriate, ma appunto, come dicevo prima, domande che ti fanno riflettere, ti fanno ragionare, ti fanno capire che stai affrontando nel modo giusto, che stai comunicando anche te, perché alla fine è una forma di comunicazione anche nostra, verso di loro nel modo corretto. E io ritengo che i vini, e non sono il solo, e la conferma l'abbiamo anche oggi, della Sardegna hanno delle grandissime potenzialità qualitative, secondo me già raggiunte, con margini di miglioramento, come ci sono dappertutto, ma anche ma forse il miglioramento potenziale migliore è quello proprio nella comunicazione. Quindi questa iniziativa è lodevole, proprio perché riuscire a comunicare i vini da una regione, e soprattutto in questo caso il vermentino, che è prodotto anche in altre parti d'Italia, d'Europa e del mondo, di una regione dove veramente il vermentino ha dei caratteri unici, differenzianti anche nelle varie zone e differenzianti anche nelle varie aziende all'interno della zona, e comunicarlo nel modo corretto e sperare che a loro volta poi lo comunico al pubblico, secondo me è un'esperienza e un obiettivo innanzitutto fondamentale, e per noi che eravamo presenti oggi è un'esperienza irripetibile. Anzi, speriamo di ripeterla in realtà anche con altri vini, però a me ha lasciato veramente una bellissima e importante impressione, proprio per il mio lavoro, al di là di quello che poi siamo riusciti, mi auguro, a comunicare. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Riccardo Currelli della Cantina di Sant'Adi. Oggi le aziende del Consorzio Vini di Sardegna hanno incontrato i giornalisti. Quali sono le tue impressioni di questa giornata? Innanzitutto ringraziamo il Consorzio di Tutela e la ORE per l'occasione di incontrare alcuni estimatori della Cantina di Sant'Adi e alcune nuove conoscenze, insomma. Abbiamo avuto modo di presentare l'azienda, i nuovi prodotti, in particolare il vermentino di quest'anno. Abbiamo riscosso un interesse da parte della... c'è stato un buon riscontro, quindi ci aspettiamo degli altri incontri allo stesso modo. Grazie. Grazie. Andrea Balleri della Cantina Suentu, stamani avete avuto la possibilità di incontrare i giornalisti di Stampa Estera in occasione di questo Educational Tour sul Vermentino. Sicuramente avete avuto riscontri positivi da questi contatti. No, devo dire veramente una piacevole mattinata. Abbiamo avuto fior di giornalisti, devo dire, un po' sparsi dall'Europa e dal mondo. E mi ha fatto particolarmente piacere, perché a parte l'organizzazione che è stata veramente impeccabile e la professionalità di questi giornalisti anche come palato, sono rimasto veramente colpito, e mi hanno parlato bene anche di altri incontri fatti sempre qua in Sardegna, quindi devo dire che il nostro vermentino sta crescendo
ed è una soddisfazione per noi. Sta crescendo la Sardegna anche a livello europeo, nazionale, mondiale. E ho visto grande fermento, devo dire, quindi è molto positivo. Io sono poi ottimista per natura, quindi devo dire è stato un incontro positivo, Renzo, veramente. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a te, Renzo. Ferruccio Diana, con Dario Diana, e giovane imprenditore. Dario, puoi dirmi che impressioni hai avuto del gruppo che ti è venuto in visita con l'agenzia Lahore, il gruppo di giornalisti internazionali? Per noi è stato un onore ospitarvi in azienda. È molto importante, al giorno d'oggi soprattutto, farsi conoscere. Siamo in un momento del mercato in cui non basta più produrre per poter rimanere sul mercato e per poter far conoscere poi al mondo le nostre tradizioni. Sicuramente una visita di questo tipo con dei giornalisti di grandissima fama come voi, per noi è sicuramente un aiuto. Ci fa molto piacere e sicuramente ci aiuterà nei mercati dove siamo presenti all'estero, o magari ci permetterà di arrivare in mercati dove vorremmo poi in un futuro arrivare. Ormai in quali mercati siete già? Noi siamo presenti in Europa a partire dalla Bulgaria, Germania, Svizzera, Inghilterra, qualcosina nei paesi scandinavi, nel Benelux. Arriviamo sino a Londra per poi spostarci negli States, Canada, Brasile, insomma in tutto saranno circa più o meno 20 stati, coprono il 70% del nostro fatturato al giorno d'oggi. E questo direi per un'azienda sarda è una percentuale veramente molto alta di export. Solitamente non si trovano aziende vinicole sarde con un export di 70%, perciò io penso che sicuramente tutti i giornalisti esteri che sono qui oggi sono, diciamo, il tuo vino è presente nei loro mercati. Più o meno sì, quasi tutti i giornalisti sono giornalisti di paesi dove siamo già presenti. Questo può semplicemente aiutarci. Diciamo che l'estero ormai è per noi lo zoccolo duro della nostra azienda, perché senza copre buona parte, come ho già detto, il nostro fatturato, perché abbiamo deciso di produrre dei vini che fossero fortemente legati al territorio, ma che fossero apprezzati poi da un consumatore internazionale. Bene, salute, cin cin. Grazie. So Anne Samuelsson comes from Norway. She, it was quite a long journey for you to get here, wasn't it, Anne? But was it worth coming all the way to Sardinia? Yes, it was absolutely worth the long travel to Sardinia. Yes. So what is your impressions of Sardinia? I'm very impressed with the wines I have tasted. Very many good Vermentino. And also have liked to see several traditional made Vermentinos, which have been very elegant made. What about the sparkling Vermentinos? I know you like sparkling wines and you're quite an expert on sparkling wines. Can you tell me something about what you thought of the quality of the sparkling wines? We have not tried so many in the Chamat, but I have enjoyed very much to taste the traditional made ones. And the one I have tasted has been very good, especially the one that has longer time on lease, so they get more complexity. Yes. But still keep some of the Vermentino flavors. Yeah. So I look forward to see more of the traditional made sparkling wines.
Yes. And do you think is Vermentino known in Norway? Not very known. There are from Tuscany and Liguria. Yes. And some from Sardinia, but not enough. Well, I think the Sardinians should get their act together and get some more Vermentino on the Norwegian market. Yeah, and especially the more elegant food wines we need for the restaurants, for the fine restaurants, would be great to see. And of course you have a lot of fish in Norway. We have lots of fish and other seafood, lobster, langoustines. So Vermentino would be great. Would be great. Okay, thank you. Thanks a lot. Siamo qui oggi con Valentina Argiolas ad Argiolas. Voi esportate in tutto il mondo, siete forse una delle portabandiera, se posso dire così, del vino sardo nel mondo. Oggi abbiamo qui 11 giornalisti internazionali. Quanto pensi sia importante fare questo tipo di promozione in Sardegna e perché? Ma io penso sia fondamentale per una serie di motivi. Innanzitutto perché la Sardegna ha bisogno di essere promossa a livello internazionale, perché purtroppo è ancora poco conosciuta come territorio del vino, magari più conosciuta come territorio di vacanza, ma non ovunque, ma non come territorio di vino. Invece abbiamo una storia millenaria di vino. Poi è giusto vederla qui, quindi venire a conoscerla qui nel territorio, perché così si possono capire anche tutte le diverse sfaccettature di questa meravigliosa isola. Voi siete partiti dal nord per arrivare al sud, anche il Vermentino ha fatto un percorso dalla Gallura fino ad arrivare nella zona del sud. Mio nonno negli anni 70 è stato uno dei primi a capire le potenzialità di questo vitigno e impiantarlo dove oggi abbiamo le vigne da cui produciamo forse il migliore Vermentino che abbiamo. Bene, molte grazie. E sono sicura che tutti i giornalisti che sono qui oggi saranno molto impressionati anche dalla qualità del Vermentino della vostra zona qui al sud. Molte grazie. Grazie, grazie a voi. I would travel even further. It's been absolutely fantastic. That's fantastic. We've been here for 4 days. What are your impressions of what we've tasted so far, what we've seen so far? Well, I think the island itself, I think first has to be said, is absolutely gorgeous. It's beautiful. The scenery, the people are wonderful. The food has been absolutely fantastic. And I think the important thing with Sardinia when it comes to the wines is the diversity. And, you know, even with a grape like Vermentino, which is relatively well known in international markets, I think maybe people don't understand the diversity and styles of Vermentino. And, you know, we've had the opportunity to go from the northeast of the island to the northwest, down to the south, and the styles of Vermentino all differ because of the microclimates and the soil conditions. But even with Vermentino, I mean, with the different styles, I think it's so great that we also had the opportunity to taste so many of the other grapes, the native indigenous grape varieties that exist here in Sardinia, because ultimately I'm a firm believer that, you know, wine gets its context from the people, the place, and the culture and the history. And to be able to highlight these native grapes, I think is such an important thing. Great. And in Canada,
Do they drink Vermentino? Absolutely. Vermentino, so I used to own a wine store. So for 20 years I owned a wine store. And I think we first had Vermentino in the shop in 1996 or 97 and kinda now as well. So people are familiar with Vermentino. I think there was a period of time that it wasn't as popular or well known, but I think that time is starting to change again, where people are becoming more familiar with all the native grapes of Italy. But in particular, I think there's a really great interest in Sardinia, and I think it has to do with a lot of the producers that are exporting internationally, and that's bringing a lot of attention to the island. Fantastic! Thank you very much. Thank you. Sandro Murgia, presidente della cantina di Loggia Nova. So che voi, insomma, producete, siete una cooperativa dal 1949, una delle cooperative più grandi e più importanti della Sardegna. Voi esportate il vostro vino all'estero? Allora, per noi l'estero è importantissimo. Noi esportiamo dagli anni 60. Noi abbiamo iniziato prima in Europa, poi diciamo nei cinque continenti, siamo presenti dagli Stati Uniti, Giappone, Cina, mm-hmm. Australia, Repubblica Dominicana. È un mercato che cresce, a noi queste sfide piacciono perché il consumatore oggi è sempre più attento, certo, ai vini di qualità e stimola i nostri soci in vigna e noi in azienda a fare in modo che l'espressione del territorio sia esportata in giro per il mondo. Per noi è molto importante che la stampa venga a conoscere il territorio, le persone, come lavoriamo, per trasmetterlo poi al consumatore. Questo è di vitale importanza. Noi abbiamo lavorato tanto per far conoscere questo piccolo territorio in Italia e nel mondo e ha premiato tanto. Noi siamo un'azienda che produciamo dal ceppo fino alla bottiglia. Non acquistiamo un acino di uva e un litro di vino, tutto quello che viene prodotto è prodotto dai nostri viticoltori. Perciò questo ci sta dando veramente dei risultati positivi e dei ritorni su questo territorio. Non solo come vino, ma anche immagine della Sardegna. Perfetto, molte grazie. Grazie a voi. Grazie.